A tutti, oggi prepareremo lo strudel salato con spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, spinaci freschi, acqua, sale, ricotta fresca, parmigiano, pepe, noce moscata, uovo, pinoli e uva sultanina ammollata. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo ammollato e strizzato l'uva sultanina. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli spinaci, l'acqua, il sale. Chiudere con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Scolare gli spinaci, eliminare i liquidi in eccesso e far raffreddare in un colino. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale la ricotta, l'uovo, il sale, la noce moscata, il pepe, l'uva sultanina mollata, il parmigiano, i pinoli e gli spinaci. Chiudere con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 50 secondi. Antiorario, velocità 3. Il composto è pronto. Abbiamo steso la pasta sfoglia, adesso andiamo a mettere il nostro ripieno. Livelliamo bene. Arrotoliamo la pasta sfoglia. E chiudiamo bene le estremità. Effettuiamo dei tagli sulla pasta sfoglia. Spennellare la superficie con il tuorlo. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-35 minuti. Lo strudel è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di servire. Strudel salato con spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!